Urne chiuse in Slovacchia, dove si è tenuto questo sabato il secondo turno delle presidenziali. Stando agli exit poll, Susana Čaputova si affermerebbe con oltre il 60% dei voti contro circa il 40% del suo avversario. L'avvocatessa, dalle posizioni liberali con una militanza politica nel partito Slovacchia e al suo primo importante appuntamento politico, la svolta è arrivata un anno fa con l'omicidio del giornalista Ian Kuciak, che la sconvolse facendola entrare attivamente in politica per combattere la corruzione. L'avversario, Maroš Šefčovič, commissario europeo, avrebbe ottenuto il 39,5% dei voti. Al primo turno si era fermato al 16%. Ha fatto una campagna elettorale incentrata tutta sugli aiuti alle famiglie, il robustimento di incentivi a industrie e al settore agricolo. Il risultato si conoscerà domenica mattina. In Slovacchia l'elezione diretta del presidente è stata introdotta nel 1999.